Cari amici, ben ritrovati da Giuseppe De Betis. Avremo delle giornate variabili, con alternanza tra sole, temperature ancora estive ma senza eccessi, ma spesso con dell'instabilità irregolare, ora al nord, al centro, a tratti anche al sud. Perché questo? Perché nei prossimi giorni, sino alla fine del mese praticamente, e anche oltre, ma vedremo cosa cambierà, con l'avvio di settembre, dicevo, fino alla fine del mese avremo quest'aria un po' più fresca che a giorni alterni tenderà a toccare anche la penisola italiana. Aria fresca che giungerà da nord-est. Ecco perché appunto ci sarà tutta questa variabilità, quindi alternanza tra schiarite, annuvolamenti, rovesci di pioggia e qualche temporale in maniera irregolare in questo periodo. Quindi ci sarà un po' di tutto, variabilità appunto. Primi di settembre, gran caldo di nuovo al sud, nuova zampata africana. Al sud, al nord invece, parte del centro, rovesci di pioggia e temporali, che poi verso il 7 e l'8 di settembre tenderanno a raggiungere, perché quest'aria più fresca sfonderà anche più a sud, tenderanno a raggiungere le regioni meridionali. Però attenzione alla nuova ondata di caldo, soprattutto al sud e parte delle regioni centrali, solo per un breve periodo il caldo di nuovo intenso, deciso, si farà sentire anche al nord, però attenzione, come dicevo, al centro e al sud per i primi 7 giorni di settembre. Arrivederci.